Grazie Presidente. Questa mozione è stata predisposta al termine della Commissione Trasparenza di questa mattina, in occasione della quale abbiamo analizzato il progetto per il Palazzetto dello Sport da realizzarsi a Corviale, alternativo al parco sportivo. Ricordo che si tratta di un progetto che è stato predisposto da Sport e Salute e trasmesso alla Giunta Capitolina in data 9 di ottobre, con la richiesta di esprimere un parere entro 10 giorni di tempo. La Giunta ha trasmesso il documento alla Commissione Sport e alla Commissione Urbanistica, che hanno convocato una seduta congiunta in occasione della quale, alla presenza dei tecnici di Sport e Salute, sono stati illustrati i due progetti. Ed entro i 10 giorni di termine che erano stati richiesti dal governo, abbiamo comunicato la preferenza che era emersa in occasione della commissione, appunto, quindi per il parco sportivo. Successivamente sono emerse delle ulteriori richieste di approfondimento e in parte sono state trattate proprio questa mattina, motivo per cui abbiamo in accordo unanime deciso di predisporre questo atto urgente per chiedere al governo in primis di non definanziare il progetto, qualunque esso sia, perché ripeto, il termine dato a Roma Capitale, ovviamente superato quel termine, in mancanza di una risposta, il governo avrebbe definanziato i 5 milioni di euro previsti, quindi Roma non avrebbe visto realizzarsi né il parco sportivo né il palazzetto dello sport. E quindi si chiede in primo punto di non definanziare il progetto, successivamente di avere un po' più di tempo e quindi si propone come termine ultimo per dare una risposta definitiva la prima settimana di dicembre e quindi poter approfondire ulteriormente gli aspetti che sono emersi questa mattina. E poi la prima richiesta che è condivisa ovviamente è quella, se possibile, di realizzare entrambi i progetti accorpandoli in un unico progetto. Altrimenti, secondariamente, ci esprimeremo, ecco, entro questa nuova scadenza che proponiamo al governo, indicando la preferenza per uno dei due progetti. Grazie.